è un progetto veramente molto ambizioso, molto, molto importante per il lavoro che facciamo al Ministero nel cercare di creare all'interno delle carceri un vero percorso rieducativo che possa essere percepito anche dalla società come tale. Come tutti sapete, il lavoro dei detenuti fin dal primo momento in cui sono entrato al Ministero è stata una delle priorità, perché consideriamo il lavoro per i detenuti come la strada maestra nel percorso di rieducazione. E come specifico sempre, quando parliamo della rieducazione del detenuto non stiamo parlando soltanto di un percorso che è a favore del detenuto stesso, stiamo parlando anche di un percorso di cui alla fine è beneficiaria tutta la collettività, perché il detenuto che viene rieducato, il detenuto che acquisisce una sua professionalità, quando poi viene reinserito nella società, è un detenuto che con minore probabilità, questo dati alla mano, tornerà a delinquere. Quindi stiamo facendo un lavoro che è anche a tutela proprio di tutta la collettività. Quando io sono arrivato al Ministero avevo trovato un protocollo dei lavori di pubblica utilità. A distanza di 2 anni abbiamo circa 70 protocolli che prevedono proprio che i detenuti facciano lavori di pubblica utilità. Ora, se già nell'attività che noi abbiamo portato avanti, quindi davamo molta importanza a progetti di questo tipo, a maggior ragione abbiamo sentito l'esigenza di investire in questo tipo di progetti in un momento in cui la società vive, tutta la collettività vive un problema enorme come l'emergenza coronavirus. Per questo, in un confronto costante che c'è stato con il dottor Arcuri, ho raccolto proprio la proposta che è arrivata e che ha portato a questa sinergia virtuosa che permette sostanzialmente ai detenuti di lavorare nelle carceri per fare le mascherine che poi vengono servono per gli istituti penitenziari, tutti coloro che vivono e lavorano all'interno degli istituti penitenziari, ma miriamo anche ad avere un'eccedenza di mascherine che poi vanno alla protezione civile e quindi servono per tutta la collettività. Questo è un punto molto importante, perché abbiamo la possibilità non solo di far lavorare i detenuti come abbiamo provato a fare sempre, però stiamo parlando anche dei detenuti che in un momento di emergenza fanno qualcosa di utile per tutta la società, in un momento di grave emergenza. La produzione, diciamo che l'obiettivo che ci siamo prefissati è un obiettivo molto importante. Noi abbiamo 8 macchine in 4 istituti penitenziari, parliamo di circa 320 detenuti al lavoro. Questi macchinari puntano ad una produzione ingente di mascherine. Tra l'altro, proprio adesso, io ringrazio tutta l'amministrazione penitenziaria, proprio adesso il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il dottor Bernardo Petralia, si trova a Milano Bollate, proprio dove stanno cominciando ad utilizzare concretamente uno di questi macchinari che sono stati portati negli istituti penitenziari. Lascerei a questo punto la parola al dottor Arcuri, lo ringrazio davvero perché fin dal primo momento ha considerato parte dell'emergenza la realtà penitenziaria, diciamo, abbiamo lavorato fianco a fianco e per me è stato un piacere e un onore poter lavorare insieme su una difficoltà che di fatto è esistita in tutti i paesi del mondo, perché tutti i paesi del mondo si sono posti il problema di come affrontare l'emergenza coronavirus nelle carceri. Noi stiamo
dando addirittura la possibilità di considerare i detenuti come che stanno nelle carceri come una risorsa in più per un progetto che è utile per tutta la collettività. Lascio la parola al dottor Arcuri e lo ringrazio. Buonasera, grazie Ministro, sono io che ringrazio davvero il Ministro Bonafede, con il quale, come lui diceva, dall'inizio dell'emergenza collaboriamo attivamente e virtuosamente. L'emergenza ha trovato, come tutti sapete, tutti i paesi impreparati e ogni paese, ogni governo si è più o meno rapidamente adeguato al tentativo di combatterla nel modo più efficace e più efficiente. Io penso sinceramente che l'Italia sia stata un esempio e sarà sempre di più un esempio per gli altri paesi. Eravamo all'inizio il secondo paese per numero di contagi al mondo, oggi siamo il sesto paese per numero di contagi al mondo e questo vuol dire che siamo stati sufficientemente capaci di gestire la prima fase dell'emergenza, malgrado il punto da cui partivamo. Il punto da cui partivamo, vengo all'importanza di questo progetto, era che noi non avevamo una capacità di produzione nazionale, quello che serviva per contrastare il virus. Non producevamo dispositivi di protezione individuale, non producevamo apparecchiature medicali e in soli due mesi, questo è bene ricordarlo, siamo stati capaci di attrezzare l'industria nazionale sia per i dispositivi che per le apparecchiature. Oggi dipendiamo per soltanto il 50% dalle importazioni di dispositivi e il programma che con il governo abbiamo implementato prevede che a settembre non dipenderemo per nulla dall'importazione. E quindi abbiamo avviato una produzione nazionale con varie modalità. All'interno di questo programma, dall'inizio noi ci siamo confrontati e abbiamo pensato fosse giusto coinvolgere il massimo possibile dei cittadini in questa operazione virtuosa. A noi sembra che la popolazione carceraria sia assolutamente da considerare come abbiamo fatto. Dall'essere un problema nel problema è diventata un'opportunità. 320 detenuti produrranno per ora 400.000 a regime fino a 800.000 mascherine al giorno che serviranno per una parte a soddisfare i benefici di fabbisogni delle carceri e per un'altra parte verranno distribuite, come diceva il Ministro, agli altri cittadini. A me sembra questa una cosa bella, la possibilità di avviare, implementare in un tempo brevissimo progetti di inclusione sociale, se posso, senza correre il rischio di esagerare, e far diventare l'emergenza non soltanto un dramma, ma per qualcuno anche un'opportunità. E questo sicuramente per la popolazione carceraria è. E quindi io sono molto contento di essere qui oggi. Ringrazio davvero di nuovo il Ministro Bonafede per il sostegno che mi dà non solo in questo progetto ma anche nelle altre fattispecie nelle quali lavoriamo insieme, e chi fa il mio mestiere in questi tempi ha bisogno del sostegno costante, del conforto costante del governo, perché altrimenti è già difficile contrastare giorno e notte questo nemico forte ed invisibile come il coronavirus, sarebbe quasi impossibile farlo da solo. Quindi grazie, se posso anche grazie al Dipartimento che ci ha supportato, ci ha affiancato sin dall'origine e che oggi rende possibile. L'Italia è un paese strano in cui molto spesso tutti noi diciamo delle cose che accadranno, invece è bello oggi poter dire che queste cose sono accadute e che in questo momento in un istituto penitenziario ci sono due macchine che cominciano a fare le mascherine mentre noi stiamo parlando. Una volta siamo un esempio anche per gli altri paesi.
Grazie per te. Sì, chiaramente non faccio l'elenco, ma ringrazio tutti coloro che hanno partecipato per la realizzazione di questo protocollo e procediamo con le firme. Grazie ancora a tutti, buonasera a voi.